Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata pandistella al pistacchio senza cottura. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono biscotti pandistelle, burro fuso, mascarpone, crema spalmabile al pistacchio, panna fresca messa per 45 minuti in congelatore, zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. E li facciamo tritare per 30 secondi a velocità 8. Aggiungere il burro fuso. Ed azionare il bimby per 30 secondi. A velocità 4. Trasferire il composto in uno stampo per crostate e livellare bene formando anche i bordi. Riporre in frigo per almeno un'ora. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Mettere la farfalla sulle lame, lo zucchero a velo e la panna. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino, a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale e senza farfalla, mettere il mascarpone e la crema al pistacchio ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 3. Mettere nella ciotola con la panna ed amalgamare bene. Mettere in una sacca a poche e riporre in frigo. Rimuovere dallo stampo. Mettere la crema sulla base. Decorare a piacere. Riporre in frigo per almeno 2 ore. Crostata pandistelle al pistacchio senza cottura. Grazie e alla prossima ricetta.